Così come la legge del mercato ci viene presentata come una legge naturale, un dato di fatto, così la legge del padre, cioè il patriarcato, sembra essere una gabbia dalla quale non si riesce ad uscire. Non esiste un'alternativa, tanto che diventa impossibile rintracciare un'altra storia. È solo attraverso gli occhi delle donne e di chi ha dovuto soccombere a questo sistema che possiamo vederne le crepe. È negli occhi delle donne che si rispecchia il fallimento del patriarcato. 5.000 anni di conflitti e predazioni, di sfruttamento e sottomissione hanno dimostrato che questo sistema non funziona. Non si tratta di una contrapposizione di simboli, di maschile o femminile. Si tratta di capire che l'economia deve essere circolare e sostenibile. Deve essere, cioè, in grado di garantire il rinnovamento delle risorse, siano esse naturali, umane o monetarie. Patriarcato e capitalismo sono la stessa cosa. Bisogna aspettare il Novecento perché le donne ritrovino la propria voce e reclamino il proprio potere. Senza voto non c'era democrazia. È stata Emmeline Pankhurst la prima a fare un passo in questa direzione. Leader del movimento delle suffragiste, è stata la prima che ha portato all'attenzione pubblica la questione del voto alle donne, di tutte le donne. Dopo di lei, altre hanno raccolto il testimone. Tra gli anni 60 e 70, le rivendicazioni delle donne hanno provocato altre crepe nel sistema, dalle istanze di Rosa Parks, che si allargavano all'intera popolazione nera, a Selma James, che aveva suggerito la necessità di un salario per il lavoro domestico. Poi la contestazione è arrivata anche in Italia. Maria Rosa Della Costa aveva ipotizzato un potere tutto femminile e Silvia Federici descriveva la globalizzazione neoliberista come causa dell'impoverimento generale e dell'abbassamento del costo del lavoro. Per la prima volta nella storia, le donne avevano alzato la testa pronte a riconquistare il loro spazio, ma il patriarcato aveva pronta una contromossa. Per combattere la crescente consapevolezza delle donne, bisognava contrapporgli un'altra donna, Margaret Thatcher, una delle maggiori fautrici del liberismo. Donne contro donne, divide e t'impera. Ma il seme del dubbio, intanto, aveva attecchito e iniziava a crescere nel grembo delle future generazioni, che non accettavano più di sottostare alla volontà degli uomini, di sentirsi relegate all'ambito domestico. Oggi parlare di rivendicazioni non ha senso, perché crisi dopo crisi il denaro è finito, la partita è a livello immaginario e diventa fondamentale l'esempio di quelle donne che hanno deciso di riscrivere il modello che le vuole come parte di una minoranza da difendere e rappresentare. Oggi le crepe sono sempre più e arrivano a toccare ambiti a prevalenza maschile. Infatti una donna, la cinese Tu Youyou, ha finalmente vinto il Nobel per la medicina. Nella ricerca Ilaria Capua ha dato un volto femminile alla virologia. Samantha Cristoforetti, astronauta, è la prima donna italiana negli equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea. Ma l'elenco di donne forti come uomini è lungo. Carola Rackete, capitana della nave Sea-Watch, o Aja Ramazan, guerrigliera curda che ha perso la vita per combattere lo Stato Islamico. C'è la giovane Greta Thunberg, volto dell'ambientalismo e di una nuova generazione. O ancora Dacia Maraini, che afferma: non esistono una razza femminile e una maschile. Esiste l'essere umano con i suoi diritti e i suoi doveri. In fondo, basterebbe cambiare paradigma, l'economia del dono al posto di quella del profitto.